Andiamo a Bellinzona, dove si è chiusa la quinta edizione della Special Cup, un torneo che unisce sport, arte e integrazione. In palio oggi c'erano queste, ma non solo. In palio c'era anche un'esperienza particolare, la possibilità di confrontarsi in discipline sportive diverse. E lo hanno fatto giocando per gli stessi colori, professionisti e dilettanti, giocatori con e senza handicap. La Special Cup è nata con l'intento, con due scopi principali. Il primo è quello di far divertire e integrare attraverso lo sport e anche l'arte. Quindi vuol dire far giocare i ragazzi dello sport adattato insieme alle sportive d'élite, insieme alle squadre professionistiche, a squadre miste in tre sport, calcio, volley e basket. Questo è il concetto fondamentale. Quindi insomma ognuno impara qualcosa e ognuno insegna qualcosa agli altri. Esatto, c'è effettivamente da imparare e da insegnare. Capita spesso che giocatori dello sport adattato, magari di basket, siano talmente bravini da poter insegnare qualcosa al calciatore professionista. Ora il giudizio anche tecnico di un ex campione del mondo di calcio sul livello delle prestazioni sportive raggiunto durante la due giorni bellinzonese della Special Cup. Era bello vedere insomma i ragazzi fare gruppo, fare amicizia, ripeto, divertirsi, ballare. Questo credo che era un po' anche l'importanza di questa giornata. Poi chiaramente se si pensa agli atleti, quelli paralimpici, insomma è tanto di cappello perché fanno veramente delle cose straordinarie. L'iniziativa, patrocinata da diverse associazioni quali ATGABES, FTIA, Special Olympics e Mamme d'Aiuto, è alla sua quinta edizione. Quest'anno si sono iscritte 18 società sportive ticinesi ed estere, ma anche il pubblico sugli spalti davvero non è mancato. Per tifare, magari brontolare per un rigore assegnato. Tuttavia qui non ci sono strascichi polemici. Quel che rimane della competizione sono i fondi raccolti destinati a progetti nell'ambito della disabilità intellettiva.